7.129 casi su 36.781 tamponi processati, tasso di positività al 19,38%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 31 marzo. I casi emersi dal report precedente erano stati 7.683 su 41.514 test con positività al 18,5%. Il totale dei contagi da coronavirus emersi in Puglia sale a 917.826, di cui 118.596 attualmente positivi, 791.265 guariti e 7.965 deceduti. 16 sono i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 901 sono i casi attivi in più rispetto a ieri, 6.212 i nuovi guariti. Calano da 671 a 656 pazienti ricoverati in area non critica. Restano 38 le terapie intensive. Su scala provinciale, il dato più alto di giornata è rappresentato dai 2.340 nuovi casi emersi nel Barese. 297.534 è il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. 1.838 sono i nuovi positivi emersi nel Leccese. 182.031 è il totale dell'area salentina. Numeri simili nel Foggiano e nel Tarantino, zone nelle quali sono emersi rispettivamente 844 e 838 nuovi contagi. 138.404 il totale della Capitanata, 120.655 quello della zona ionica. 680 sono i nuovi casi emersi nel Brindisino, 84.052 il dato complessivo dell'area messapica. 510 sono infine i nuovi positivi emersi nell'Abatto, un dato che porta il totale a 85.611. A chiudere il quadro, 56 residenti fuori regione e 23 casi dalla provenienza non nota. 9.734.120 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.